Benvenuti in questo nuovo video. Cosa facciamo oggi? Sigla! Oggi cheesecake alle super proteine, super fragole, low fat, chi più ne ha più ne metta. Per i palestrati, questa è una cheesecake che possono mangiare tutti, anche quelli a dieta. 80% di grassi in meno. 80, 160, 240, 320% di grassi in meno. Procediamo con la ricetta. Qui abbiamo il formaggio spalmabile, circa 700 grammi. Noi abbiamo quello fit perché siamo palestrati. Poi burro, 125. Biscotti, un bel po'. 250 di biscotti. 250 biscotti, va bene ragazzi. 250 fatto... grammi di biscotti. Che ci picchiamo? Zucchero. 80 grammi di zucchero. O una boccetta di vaniglia, oppure prendete una bacca di vaniglia, quello che volete voi. 8 grammi di colla di pesce. Ovviamente ci vorranno poi le fragole per fare la stratificazione sopra, ma quella la vedrete dopo. Limone? Limone, fa qualcos'altro col limone. I limoni, signora! Come procediamo? Con i biscotti dobbiamo tritarli tutti. No, lavoro manuale. No. Che già fa caldo, lei inserisca i biscotti. Faccia qualcosa. Spezzali con le mani e li butti dentro. E ora vi divertite. Più le fai piccole e fine, meglio è. Vuole far lei? No. Non sono più pratico con quel movimento. Ragazzi, se avete un tritatutto, usate il tritatutto e fate prima. Ma possiamo mettere la colla di pesce nell'acqua. Bravo, perché almeno si prende tutta l'acqua, si ammolla tutta, per poi strizzarla e metterla con la panna a sciogliere. Ragazzi, special trick per fare... Per mettere la carta forno. Vi spieghiamo come si fa. Allora, fondo di base. Facciamo un bel cerchietto, giusto? Vai. Allora, ragazzi. Vogliamo far vedere l'ermeticità. Una volta fatto questo, che ci facciamo con questo? Si taglia. Vai, facciamo in due perché siamo come carabinieri. Veloci. Olè. Abbiamo finito di battere i nostri biscotti, prendiamo una ciotola, prendiamo il burro fuso, mi raccomando, fuso, e uniamo il burro fuso con il trito dei biscotti. Digestive, però potete usare i biscotti che volete. Burro fuso. Adesso non c'è niente di più buono della cheesecake. Non c'è niente, ragazzi. A parte i dolci che abbiamo fatto noi, che sono online. Andateli a vedere. Buttiamo tutto nella teglia e creiamo uno strato omogeneo. Con la bolla. Esatto, tutto a livello deve essere. Vi potete aiutare col batticarne. Questa come si potrebbe definire? Una livellatura. Una gettata di... Una gettata, esatto. Un massetto. Finito di sistemare il biscotto, lo mettete in frigo, deve stare almeno 30 minuti, si raffredda un po'. Ragazzi, ci siamo dimenticati una cosa, la panna, perché noi l'abbiamo messa nel frigo, perché se la panna è calda, cosa succede? Non monta. Non monta, bravi. Ci servirà 160 di panna, perché ora andremo a creare il composto. Andiamo a montare la panna. Ci siamo dimenticati di mettere la gelatina in ammollo, in acqua fredda. Ecco fatto. Venga, dobbiamo verificare la panna, l'ha montato. No. Ve la mettete in testa, se non scende è puntata, pericoloso. Sono mille euro di rischi qua. Prendiamo lo zucchero e il formaggio spalmabile che lei ha delicatamente aperto. Procediamo con formaggio e zucchero. Faccia la prova della cosa come ha fatto. E andiamo a mescolare tutto. Si vede quando uno... Non è pratico. Questo è un momento molto delicato. Questo, ragazzi, è l'ingrediente fondamentale della cheesecake, se no non sarebbe cheese. Sì. Andiamo a mescolare tutto. Versiamo anche la vaniglia. Ci ho messo un po' anch'io a aprirla. Vediamo se l'assistente... Tutta. Finito di mescolare lo zucchero con il formaggio spalmabile, andiamo a unire tutto. La panna. La prova come la panna si è muta. No, vai, vieni. Anche stavolta. Vieni. No, te. Uniamo la panna col nostro formaggio spalmabile e zucchero. Lei viene un tortone. Hai visto che roba? Ora mettiamo via questa, prendiamo la colla di pesce, un pentolino. Questo nel frattempo lo mettete nel frigo che con questo caldo gli fa bene. Procediamo a creare la nostra gelatina con un po' di panna. Prendiamo un po' di panna, mettiamo un po' di panna. Ma vedete? Vedete voi. La mettete a scaldare. Questa colla qui andrà a legare con il nostro composto e non...
Come la mangiate una cheesecake molla? Con cucchiaio, come fai? Allora, ora si scalda un po'. Quando è scaldata, ora questa la strizzo e la metto di dentro e poi la continuo a girare che si scioglie tutto. La panna si è scaldata, guardate come fuma. Strizziamo la colla di pesce, mi raccomando, strizzatela bene. La strizzate per bene, e tutta l'acqua deve scendere. E andiamo a versarla nella nostra panna. Comincia a girare finché, esatto, non si scioglie. Ma è sparita. E diventa... Dove è andata? Non c'è più. Lo so. Si è volatilizzata. Era un pesce o un uccello? Era un pesce. Spegnete il fuoco quando si è amalgamata. Ragazzi, quando si è sciolto tutto, lo togliete dal fuoco, lo fate raffreddare, perché poi andrà nel nostro composto per fare la cheesecake. Ragazzi, sponsor ufficiale Zero Kill, link in descrizione. Felpe, cappellini, tutto quello che vi serve o volete per la vostra estate 2023. Andiamo a unire la colla di pesce con la panna al nostro composto, fatta raffreddare, mi raccomando. Ora giriamo il tutto dall'alto verso il basso, perché questo è il nostro legante, tutto compatto. E ora procediamo a versarlo nella teglia. Se vedete dei pezzettoni, non vi preoccupate che è stata nel frigo e quindi si è un po' troppo raffreddata. Andiamo a distribuirla un po' intorno e versiamo. Perfetto. Voilà. Perfetta. Quattro ore in frigorifero. E ci vediamo dopo. Eccoci, passate 4 ore, il composto è bello solido, compatto, e andiamo a rifinirlo con la confettura di fragole. La mescoliamo un po' e andiamo a versarla. E spalmiamo tutto. Ora abbiamo spalmato tutto, la rimettiamo in frigo per almeno un'ora e poi la tiriamo fuori ed è pronta per essere mangiata. Abbiamo finito per oggi, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di commentare, iscrivervi, attivare la campanellina e seguirci su tutti i nostri social. Alla prossima! Sale, scende, hai visto? È un limone posseduto! Sale, scende! Com'è possibile? Fa compagnia! Il limone magico!